Siamo davvero in un momento molto importante per la storia di One Piece. Il capitolo 1115 è la conferma che veramente questa storia sta andando verso la fine, perché alcuni nodi iniziano a tornare a pettine. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti, io sono Ram Deadman e benvenuti in questo nuovissimo video dove andremo a parlare e teorizzare su quello che abbiamo scoperto nel capitolo 1115, un capitolo in cui Vegapunk ci ha davvero dato molte informazioni sul mondo di One Piece, su quel mondo che c'era 1000 anni fa. Ma prima di iniziare, ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per supportare il lavoro che faccio qui su YouTube, e vi ricordo anche di seguirmi sui vari social per essere sempre aggiornati e uniti, per seguire insieme la storia di One Piece e ovviamente per essere sempre aggiornati anche sull'uscita dei video. Tutti i link che trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, ragazzi, allora torniamo a noi. Un capitolo davvero molto importante, perché Vegapunk ha iniziato a parlare di quello che è successo 1000 anni fa. Sappiamo della guerra che c'è stata contro l'alleanza, che così è stata chiamata, dei 20 paesi, dei 20 re che si sono scontrati contro Joy Boy, e abbiamo anche la certezza che c'era anche Zunesha e anche il robottone gigante, che ancora il nome non ce l'è stato dato. Detto questo, ragazzi, sappiamo che è stato sconfitto, questo già ci è stata detta, ma una cosa molto importante è che è stata una guerra di ideologie, ragazzi, quindi non una guerra di conquista, non è una guerra per un tesoro, no ragazzi, è stata una guerra di ideologie, due idee diverse che si sono andate a scontrare. Questo ha fatto sì che c'è stata una guerra durata 100 anni. Ora, questa cosa, ragazzi, mi fa pensare un po' agli albori di One Piece, perché, per chi sa, nel concept originale di One Piece c'erano due tipi di pirata. Oda aveva partorito questa idea. C'erano queste due fazioni di pirati che avevano idee diverse. E quali erano queste due fazioni di pirati? Una erano i Peace Main, che erano dei pirati che andavano lì per l'avventura, quindi per il gusto di viaggiare, degli avventurieri, e gli altri erano i Morganiers, oppure i Morgania. Questi erano dei pirati veri e propri, ovvero che andavano là per scopo di lucro e saccheggio. Quindi c'è forse un po' di questa idea anche in questa guerra che c'è stato nel secolo vuoto. Potrebbe essere una cosa che Oda forse vuole far ricicciare fuori, forse nel finale, questo lo vedremo. Inoltre sappiamo che il mondo di One Piece, ragazzi, non era tutto isole. Ben 200 metri d'acqua fa, come ci ha spiegato il nostro carissimo Stella Vegapunk, che il mondo è sprofondato ben di 200 metri, c'erano dei veri e propri continenti e non tutte le isolette che scopriamo oggi. Quindi, secondo me, il mondo di One Piece, come lo conosciamo oggi, era più simile a quello nostro di oggi, quindi con dei continenti veri e propri che purtroppo sono andati perduti. Vediamo appunto qualche città sommersa nel capitolo davvero bellissimo disegnato dal maestro Oda. Apro una parentesi, veramente grazie a queste pause e alle varie operazioni che ha fatto il maestro Oda, sta disegnando divinamente di nuovo, ragazzi, questa è una cosa che mi fa piacere. Detto questo, soprattutto una cosa che volevo prendere ora in considerazione: durante la mini avventura di Jinbe si vedeva appunto una città sommersa, se vi ricordate, quando andava a prendere il ponegriffo che poi avrebbe dato a Big Mom. Vediamo una città sommersa, che poi c'è stato Wadatsumi che l'ha buttata in aria. Vedevamo anche una sorta di pilastro dove c'era il simbolo di Kuma, ragazzi. Io non vorrei dire che forse quella era una città sommersa dei bucanieri, chissà, ragazzi, noi non sappiamo ancora nulla, però probabilmente tutti i nodi verranno al pettine di nuovo, ragazzi. Detto questo, ragazzi, le armi ancestrali in questo capitolo tornano ad essere protagoniste, perché la guerra che c'era nel secolo vuoto sta continuando finora e le armi ancestrali ne saranno di nuovo protagoniste. Questo che cosa significa? Che nel passato Joy Boy le ha utilizzate?
Secondo me, durante la guerra che c'è stato tra Joy Boy e l'alleanza dei 20 regni, che finalmente vediamo anche uno scorcio di sagome, quindi vediamo Joy Boy in forma di Nika combattere, che è una cosa bellissima, non vedo l'ora di vederlo vero e proprio, il vero Joy Boy. E secondo me sappiamo che Poseidon e Pluton erano a favore di Joy Boy, forse Uranus invece, che era molto più potente, perché abbiamo visto a Lulu che cosa è successo, e quello secondo me è davvero Uranus utilizzando la potenza di Mother Flame, ragazzi, che a questo punto non può essere che altro un carburante per Uranus. Detto questo, ragazzi, un'altra mia idea è che forse Pluton era la nave di Joy Boy, visto che dovrebbe essere questa corazzata enorme, ragazzi. Poteva davvero ospitare personaggi giganteschi come Zunesha e il robottone, e forse anche Joy Boy, visto che probabilmente dovrebbe essere un omone di stazze enormi. Detto questo, ragazzi, andiamo a concludere con Imsama, che vediamo di nuovo nel capitolo, ancora nel suo giardino con le farfalle, che chissà che cosa significheranno quelle farfalle, ragazzi, io c'ho veramente la teoria del caos qui, per chi la conosce. E secondo me, ragazzi, questa è una cosa che ho parlato con parecchi di noi nel gruppo, che vi ricordo di unirvi, dove possiamo parlare insieme appunto anche di queste teorie a tu per tu. Secondo me, ragazzi, il face reveal di Imsama avverrà molto a breve, a fine di questo messaggio di Vegapunk, probabilmente nel corso dei prossimi 2 o 3 capitoli. Questo perché, ragazzi, per chi segue il manga, sappiamo che a breve anche nell'anime verrà animata la parte in cui Imsama parla. E quindi che voce gli diamo a questo personaggio? Una voce maschile, una voce femminile, una voce da adulto, una voce da bambino, qualunque sia. Quindi mi sa che è arrivato che il maestro Oda ci faccia almeno capire nel manga chi sia l'oscura figura a capo del mondo. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui, ora la palla passa a voi, fatemi sapere che cosa ne pensate, quindi di tutta questa ciccia, di tutta questa carne al fuoco che abbiamo in questo capitolo 1115. Una vez, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, vi saluto con un solito ciao!